Ragazzi, scusate il ritardo, io non so come ho fatto a non pensarci prima, però questa Eurovision è stato forse uno dei migliori degli ultimi anni, se non il migliore che abbia visto almeno. E quindi, cioè, la top 3 era d'obbligo. C'è anche da dire che la programmazione è pienissima, cioè ci sono dei video che stanno slittando sempre di più perché mi vengono in mente altri video da fare e questi sono lì da un anno e non so quando pubblicarli, quindi comunque non è che mancassero, per cui ci sta che me ne sia un po' dimenticato, no? Ad ogni modo, rivediamo subito, meglio tardi che mai, i tre che mi sono piaciuti di più in assoluto di questo Eurovision. Allora, togliamo i Maneskin, che ovviamente hanno vinto, sarei di parte, non ha senso. Quelli che non salgono sul podio, però mi sono piaciuti tantissimo, sono Portogallo, perché tutto sommato ci stava, devo dire. Slovenia, bellissimo. Estonia, Repubblica Ceca pure, non male. Meglio la versione disco, però anche la Grecia non male, però se proprio devo scegliere i primi tre, al terzo posto troviamo la Serbia con le Hurricane. Sono al terzo posto perché la canzone non è che mi faccia impazzire musicalmente, però mi piacciono come personaggio, perché sembrano, ricordano un casino tipo i manga dove ci sono le ragazze che sono le protagoniste, no? E sono almeno tre di solito, no? Cioè tre erano le cose. Le Spy Girl, Totally Spies, le Totally Spies, poi tipo le ragazze gatto, anche quelle, Occhi di Gatto forse, le Charles Angels, robe lì, le Winx, cioè più o meno tutto questo mondo qua, no? Queste tre ricordano, ma soprattutto ricordano in assoluto, più di tutti, ricordano le Cipette, perché, cioè, sono proprio tre che cantano anche in quel modo, ballando, cioè scenograficamente, capito, mi sono piaciute. Per tutto, no? Il movimento, tutto quanto. Mi sono anche un po' innamorato di Xenia, tra le tre, che è quella a sinistra in questa foto. E, tra l'altro prima era bionda, sta molto meglio adesso che rossa, anche perché si differenzia un po'. Ecco, altra cosa che si differenziano tutte, no? Ed è fondamentale quando c'è una band. Perché altrimenti poi non ti ricordi neanche dei nomi, a meno che appunto vai in fissa, come in questo caso. E poi ha fatto anche a me molto piacere il fatto che loro fossero le prime tifose per quanto riguarda i concorrenti dell'Italia, perché in particolare Sanja, mi pare si chiami Sanja Vucic, si è innamorata follemente di Damiano. E l'ha dichiarato proprio apertamente, come quando sei talmente preso che non ti trattieni più, no? E quindi mi ha fatto un casino ridere sta cosa, poi si è imparata il pezzo a memoria, si sono messi a cantare Zitti e Buoni, tra l'altro con un accento perfetto, cioè neanche diresti che non sono italiane, soprattutto appunto Sanja, che... e poi mi ha fatto ridere un casino quando hanno vinto i Maneskin e loro sono state le prime dopo 5 secondi dall'annunciazione del vincitore ad andare ad abbracciarli e abbracciarlo meglio l'hanno proprio preso e catturato direi. E beh, fa piacere quando ci sono comunque questa specie di fair play, no? Influenzato da altro, però fa sempre piacere. Tra l'altro l'Eurovision, a proposito, sono nate storie, love stories, e una in particolare mi sembra tra Tix e, oddio, come si chiama, quella dell'Azerbaigian, Effendi, che sembra un po' Ariana Grande, versione Azerbaigian, però sono andati proprio, ma loro due proprio tanto, cioè si mandavano messaggi, praticamente tutta la settimana dell'Eurovision è stata un mandarsi regalini, fantastico, però c'è da fare i complimenti anche all'organizzazione, perché è una cosa che sto notando solo ultimamente, adesso che ho più l'idea di che cosa ci sta dietro, no? Dell'aspetto tecnico. Praticamente la coreografia, i movimenti vengono tutti preparati, dietro c'è una scenografia incredibile, effetti, cose, ma roba che c'era un'esibizione dove c'era una palla gigantesca, solo per portare sta palla, immagino i tecnici. Ci sono stati anche dei rischi di farsi male, cioè comunque preparare tutto sto casino, e poi viene benissimo, cioè non è superfluo, cioè poi tutti questi elementi messi insieme fanno la differenza, perché vedere un'esibizione di questo tipo dal vivo, vederla dalla TV, sono due cose completamente diverse. In TV si vede meglio, perché il movimento di camera fa tantissimo, ragazzi, ma fa veramente tanto. Tant'è che alcune
esibizioni senza il movimento di camera sarebbero prive di senso quasi. Ed è questo il bello dello spettacolo. Quindi ho saputo anche cogliere adesso, a differenza degli altri anni, l'aspetto spettacolare, no? Della scenografia, della messa in scena. Sono cose che magari non ci pensi subito, no? E dai un po' per scontato, dietro c'è della gente che lavora, fa quello di lavoro, fa il tecnico, e sono umani, non sono giganti che montano le cose, sono umani che si arrampicano sulle scale e montano tutte le lucine, poi c'è qualcuno che comanda le lucine con un joystick, qualcun altro che, vabbè, l'aspetto del fonico non ha senso neanche parlarne, i cameraman, ragazzi, se voi vedete l'esibizione dei Maneskin dal punto di vista del pubblico, che c'è un video che gira, c'è praticamente, si vedono i due cameraman che si alternano e, cioè, non lo so, quelli lì perderanno 10 kg a serata perché fanno dei movimenti, delle corse con sta cosa, con sta telecamera che è un carrello, no? Quindi devono spostare tutto e rende un casino. Se non fosse per loro, veramente, il tutto non sarebbe così bello. Quindi ce la fai, complimenti ai ragazzi, il buon Max è tornato. Niente, questo pezzo che ho detto adesso, io volevo dirlo prima, però mi sono reso conto che ho lasciato dietro questa foto, quindi ormai non lo metto più prima. Boh, buono, buon per me in montaggio, dai. Ora, prima e secondo posto se la sono giocata, però il secondo posto, alla fine, visto chi c'è al primo, purtroppo al secondo posto ci vanno, ta-da-da, i Blind Channel, ovvero la Finlandia. Devo dire che tra tutte, musicalmente parlando, è stata la cosa che mi è piaciuta di più, forse anche in assoluto, cioè l'ho riascoltata tipo 55 volte, e bellissima, per quanto sia una cosa già sentita, però quando arriva all'Eurovision una roba del genere, non puoi che esaltarti, no? Se sei amante del genere e di capelli che si muovono e che tu non potrai mai avere perché non ce li hai lisci come loro. Per quanto il testo appunto non è che sia granché, però l'aspetto, l'energia, no? Il tutto è fondamentale in questo caso e conta soprattutto molto di più del testo. Tra l'altro sono stati anche molto televotati dal pubblico, questa è a dimostrazione del fatto che i miei gusti il più delle volte coincidono anche con quelli del pubblico e a dimostrazione del fatto che io e il pubblico non la pensiamo quasi mai come la giuria tecnica, ma secondo me nella giuria tecnica c'è qualche magheggio strano perché guarda caso il Cipro e la Grecia si danno sempre i voti. Danimarca e la Svezia pure, ci sono questi gemellaggi e la Francia non ci darà mai neanche un punto, no? Quindi penso che non sia tanto una giuria di qualità ma di simpatia. Tant'è che poi è venuto fuori il caso del, vabbè, inutile dirlo, io vi dico solo che è uscita pure la foto del bicchiere rotto, quindi veramente quando non sai più dove attaccarti, ma stai zitto che fai una bella figura. Qui mi fanno scassare questi qua perché hanno fatto la versione di Zitti e Buoni in finlandese. E questo mi ha fatto capire il perché non cantano in finlandese. Mentre al primo posto c'è una nazione molto piccola, un gruppo, una band improbabile, molto buffa, devo dire che però hanno lasciato il segno, sono arrivati anche quarti. Stiamo parlando dei, non dirò neanche il nome perché è impronunciabile probabilmente, però mi ricordo solo che finisce con Gagnamagno, tipo. Cioè, qualsiasi foto prendete di questa gente qua fa ridere. Non guardate che occhi. Questi qui sono dei fenomeni. Io praticamente ho riso tutte le volte che ho visto l'esibizione ed era sempre la stessa, oltretutto. Perché hanno avuto, uno di loro è stato positivo e quindi hanno rimandato, come è successo per i Rama, la stessa esibizione. Ad ogni modo, sono una cosa pazzesca perché sono proprio dei personaggi unici, cioè almeno io ancora non avevo visto una roba del genere. Cioè la naturalezza, il mettersi in gioco in questo modo, perché se vedete lui fa proprio ridere, cioè solo a vederlo, no? E poi sta danza, no? Che com'è? Che ci sono le mani che ondeggiano, una cosa bellissima. Cioè buffissimi. E qui il movimento di camera ha aiutato la comicità, perché
perché il video musicale non fa ridere come l'esibizione che hanno fatto loro lì all'Eurovision. Perché tipo si girano così e c'è la camera che fa lo zoom, fa ridere. Solo questa cosa qua. Se invece ti giri e basta, la telecamera sta ferma. Non rende così tanto, capite? Quindi è tutto questo insieme di cose, loro che camminano, poi sto ventilatore sparato sui capelli, che se notate già sono buffi di loro, ma ad un certo punto erano così. E lui mi ricorda un casino, quello di Guerre Stellari, non so come, aspetta, vado a cercare come si chiama, perché lui, cioè, due gocce d'acqua. Quindi questo è tutto, però se vogliamo concludere con un ennesimo premio speciale. Premio speciale per, diciamo, la più, come dire, va alla quella che viene considerata la Billie Eilish della Romania, ovvero Roxanne. E mi è dispiaciuto che non è arrivata in finale, ecco. Questo è tutto, e se la mia città ospiterà l'Eurovision, beh, sarebbe figo andarci a vederlo dal vivo, finalmente. Ci si vede.